Sì, sono l'unica piaga rispetto a questo nuovo servizio della differenziata porta a porta che ha dato grandi risultati. Non è giusto che, diciamo, i cittadini poi vadano a scaricare in dei siti facendo diventare appunto delle discariche abusive. Non è giusto perché credo che il servizio stia funzionando al meglio. Avremo anche una riduzione della tassazione grazie anche a questo fatto della differenziata. Abbiamo molti concittadini che hanno contribuito affinché questo servizio arrivasse a percentuali importanti in pochissimo tempo e quindi abbiamo deciso di montare queste telecamere in tutti i quartieri dove sono state create delle discariche abusive. Quindi controlleremo tutto il territorio. E devo dire che Catanzaro da questo punto di vista si contraddistingue perché dopo il protocollo firmato col prefetto per quanto riguarda l'impianto di videosorveglianza sul centro storico, abbiamo avuto questo ulteriore finanziamento di 2 milioni di euro che ci permetterà di collegare comunque tutta la città di Catanzaro. Però siccome sul sistema e su questa gara gestito dalle forze dell'ordine e quindi dalla polizia che detiene, diciamo, la base operativa della centrale, i tempi sono molto più lunghi, noi non abbiamo voluto aspettare e quindi col dirigente Ciampa del settore abbiamo deciso di cominciare con questi piccoli impianti nei quartieri. Avete preso spunto da qualche altro esempio di altre città? No, abbiamo visto, siamo andati sul MEPA, abbiamo scelto la ditta sul MEPA come per legge, abbiamo visto che c'erano questi sistemi che sono molto flessibili, veloci, che danno le immagini in maniera immediata e quindi abbiamo scelto questo impianto per averlo visto. Sicuramente sarà montato in tantissime altre città, nei punti sensibili, quindi verranno montate tutte le telecamere in tutta la zona di Catanzaro, tutta la città. Soprattutto il centro storico. E centro storico di Mero non ci sono discariche abusive. No, nel centro storico c'è conferimento fuori dall'orario. Le discariche sono prevalentemente nelle periferie. Mi riferisco a Gagliano, mi riferisco a Via Capiterà. Risonzio, mi riferisco a Piterà, all'Aranceto. Centro storico, le telecamere sono già montate, quindi adesso aspettiamo, se chiediamo al sistema che è gestito dalla polizia di darci delle immagini, ce le dà già oggi nel centro storico, non abbiamo bisogno di montare telecamere. E ci sarà una multa, le solite, quelle previste per legge, insomma, ma io credo che con il controllo e con le telecamere eviteranno di andare a fare queste discariche abusive, anche per la brutta figura che farebbero sicuramente, essendo poi rese pubbliche queste immagini, perché si possono anche rendere pubbliche. Grazie.